Oh, per fortuna che avevo la GoPro accesa. Oh. Ciao. Allora, ovviamente sto vlog, un pischello va più forte di me in bici e volevo girare con sto ragazzo, ora vi dico chi è. Ma non so se guardate, vedete il braccio? No good, no good. Quindi in sostanza volevo farvi sto vlog dove vi portavo quanto veloce andava un ragazzino di... quanti anni hai? Quest'anno faccio i 13. Quest'anno ne fa 13, quindi tipo ancora esordiente primo anno. Volevo vedere se mi dava la paga e invece lui cosa ha fatto? Si è scassato un polso e quindi non giriamo. Allora gli faccio un'intervista. Lui ancora non sa le domande che gli farò, ma vediamo un po'. Allora, siamo in Val di Sole, quindi siamo nella patria italiana della downhill sostanzialmente, perché anche se abbiamo fatto un botto di cross country, ma ho sempre praticamente preso la paga. Forse una volta abbiamo vinto una medaglia col team relay, ma ho sempre preso la paga in questa pista che è più dura della Black Snake. Tutti dicono che la Black Snake fa paura, ma raga, nel cross country pigliate un infarto a fare sta corsa. L'hai provato il giro cross country? Sì, però... una volta. Una volta, perché poi hai detto è meno pericoloso fare la DH. Comunque, Riccardo Werner, correggimi se sbaglio, è giusto il nome? Werner, sì. Ok, ho sbagliato un po' il cognome. Comunque, Ricky Werner è un po' che mi dicono che c'è sto pischello che va forte in bici, bla bla bla. Quindi la prima domanda che ti faccio, sai qual è? Non lo sai? Te la dico? Ma secondo te vai più forte di me in bici? Non lo so, devo vedere realmente. Ok, quindi dobbiamo, raga, fare un test. Poi la prossima volta devo venire a girare con Ricky per capire se vado più forte di lui. Però volevo portarvi sul canale Ricky perché lui è esordiente primo anno, giusto? Sì. Corre in downhill da qualche anno, anche se voi direte ma è impossibile perché non c'è la categoria. Però questo è interessante, tipo in Italia non c'è la possibilità di fare le gare di downhill sotto i quanti anni? 12. Quindi, adesso ve lo faccio dire da lui, se no l'intervista perché non te me la autofaccio. Quindi cosa succede a un ragazzo di... da quant'è che corre in bici? Downhill 3 anni. Da 3 anni. Cosa succede a un ragazzo di 3 anni fa? Ne avevi 10 praticamente. Sì. Che cosa deve fare un ragazzo di 10 anni che peraltro abita in Val di Sole, quindi in realtà in bici ci va, è capace, eccetera, eccetera, per emergere? Cosa hai fatto in questi ultimi 3 anni prima di arrivare ad essere esordiente, quindi avere la possibilità in Italia di correre in bici? Andavo in Germania o in Austria a fare le gare della Rookies, è un circuito europeo, e lì ci sono le categorie dai 9-10 anni in su. Quindi Rookies Cup, e all'estero, quando poi tutti, sai, l'italiano medio, soprattutto vecchio, si lamenta perché in Italia non funziona niente. Ora, io non sono del parere che in Italia non funziona niente, però è un peccato che un ragazzino che voglia fare downhill, se ha tipo 10 anni, 11 anni, 12 anni, non può fare le gare. All'estero, tra l'altro, c'è lo stesso regolamento, cioè monopiastra, flat, eccetera, eccetera? No, all'estero puoi correre già dai 10 anni con la doppia piastra e coi clip. Perché appunto in Italia il limite, che da un certo punto di vista ci può stare, perché anche io ho sempre corso su strada e nel cross country mi ricordo che su strada c'era il controllo rapporti, quindi avevi un limite di rapporti, cioè di sviluppo metrico, e secondo me nel cross country, non so se tu hai mai fatto una gara, ma c'è il limite del diametro ruota, tipo i ragazzini possono correre col 27,5 fino a... Ci può stare, è un po' come dire, per farvi capire, un po' come dire, non invogliamo tutte le famiglie a spendere un miliardo per correre in bici. Ci sta. Però proprio l'obbligo dei flat per me è un no, per te? Anche per me, perché io sempre, cioè ho fatto 6 anni di cross country, di gare, e ho sempre usato i clip. Quindi raga, questa cosa la cambiamo, Ora, altra domanda a Ricky. C'è una cosa che ti piace o che ti gasa di più dell'andare con la bici a downhill? Inverno io scio, faccio gare anche in nazionali. Sì, mi piacciono tutti e due, l'inverno gli sci, l'estate la bici. Ci sta, io pensavo avesse risposto tipo no, la downhill è la mia vita, non voglio nient'altro che la downhill. E invece no, ci sta, l'inverno è fico comunque. Tu abiti qui, no? Sì, abito. E Trentino della Val di Sole è uno dei ragazzi più forti o il più forte esordiente adesso in Italia? Dico bene o no? C'è qualcuno forte come te? Sì, quest'anno ho corso con quelli di un anno in più,
ci sono, c'è abbastanza concorrenza. Perché comunque esordienti allievi vanno fortissimo. Io mi ricordo di aver corso nel 2020 l'italiano di downhill e c'era, forse era allievo Tommy Francardo nel 2020, perché Tommy adesso quanti anni ha, ti ricordi? Non lo so. Comunque Tommy forse era allievo, io comunque era giovanissimo e andava fortissimo, quindi adesso esordienti allievi vanno veramente veramente forte. Infatti mi spiace un botto, dimmi un po' cosa è successo a questo braccio. Mi stavo allenando a Leogang e mi sono caduto e mi sono rotto il radio. Non so se mi dispiace di più per lui perché non può girare in bici o per me perché volevo assolutamente girare in bici. Tra l'altro vi lascio in descrizione un link della Wild Grizzly e della White Wolf, dove gira lui super stiloso e super veloce. Quindi vabbè. Allora, altra domanda: pilota preferito nella downhill? Puoi dirmene anche tre se non vuoi dirmene uno solo. Finn Hills, Jordan Williams e Golson. Ah, vedi, tutti giovani, tutti giovani. Adesso sti ragazzi, quelli un po' più grandi, tipo me, Minar, così dicono, ma sono vecchi, ci sta, ci sta. E pista preferita fino ad ora? Nel circuito. Quelli che, sì, uno in coppa, quindi quelle che hai visto in coppa, e uno invece di quelli che hai fatto. Quest'anno di Coppa Italia, quello che mi è piaciuto di più è stato Madesimo, perché assomigliava qui al bike park, quindi sassi e radici. E invece in coppa, boh, non lo so, perché bisognerebbe vederli dal vivo. È vero, ma guardando la gara, cioè se c'è il tuo, non so, io quando seguivo le gare mi piacevano un botto quelle canadesi, mi piacevano un botto quelle inglesi, scozzesi, quindi avevo questo dream di andare a correre a Fort William. Per te, tra quelle che guardi in TV e dici mi piacerebbe un botto essere a? Non puoi dire Val di Sole, eh? In Canada. Ok, altra domanda: tempo sulla Black Snake, quanto ci metti sulla pista tirata da mondiale? Che tempo hai fatto, se si può dire? Sì, sì, quest'anno 4:10, 4 mi sembra. 4:10, 4, basso, poi andiamo a fare una cronometrata, vediamo, ma secondo me la vedo dura. Ok, adesso ti faccio l'ultima domanda, così poi ti libero, anche perché devi andare a fare recupero qua, perché sto braccio deve recuperare tra un po', ritorno in bici per la finale di Coppa Italia della downhill. Vediamo che domanda gli facciamo, che domanda. Allora, sai, ti faccio una domanda strana: se ci fosse un upgrade alla tua bici, se ci fosse una cosa che uno come te che ha 13 anni vorrebbe avere sulla bici, che magari hai visto nel mondo moto, che hai visto nel mondo della tecnologia, cioè cosa vorresti avere di upgrade alla tua bici? Cosa vorresti avere che è di pazzo sulla tua bici, che dici adesso ancora non c'è o non esiste? Domanda difficile, lo so, ma io sono stronzo. Che non esiste. Che non esiste o che vorresti avere? Come che c'è, che esiste già un cambio elettronico. Ok, quindi lui gli sta sui maroni picchiare col cambio e romperlo, vuole il cambio elettronico. Va bene, senti, Riccardo Vender, detto, come ti chiamano i tuoi amici? Ricky. Detto Ricky, ti ringrazio per averti rubato un po' del tuo tempo. Vai a chillare, recupera questo braccio e andiamo, ragazzi, seguitelo, perché sto pischello va forte. Torneremo in Val di Sole a vedere se va più forte lui o vado più forte io. Ciao Peps, ciao, grazie. Ciao. Ciao. Quanto siete capaci di andare in bici? Soprattutto io, quanto sono capace di andare in bici? Beh, questa è la Black Snake, questa è la Genius 150-160 full carbon, 12 kg di bici, è una bici d'enduro. Voglio vedere quanto sono in grado di fare sulla Black Snake. Quindi ora si fa una discesa tutta tirata, top to bottom, non ci si ferma mai. Vediamo se sono capace di andare in bici e quanto. E voi a casa, voi, ce l'ho con voi, quanto siete capaci di andare in bici? Beh, seguitemi sulla Black Snake.
si trattiene un po' il fiato, respirare via. Riesco a stare più stretto, sei meglio qua. No, va. Buono. Comunque non è male, eh. Poi la Genius fa paura. Occhio! Occhio! Grazie. Oh, sto facendo la DH. Qui stai in mezzo alla... gente in mezzo alla P. Troppo sui freni qua. Male. Che stile. Sono capace ad andare in bici? Dai, droppatelo nei commenti. Ciao raga.